Gianmarco Gandolfi è un ragazzo di 17 anni, molto molto promettente, si allena a Foligno, ha raggiunto qui la sua prima partecipazione a un Future, ha raggiunto finale di doppio con un altro ragazzo molto interessante, Jacopo Bilardo, anche lui 17enne, quindi due giovanissimi in finale, un pezzettino della speranza del tennis italiano qui a Chieti, con l'augurio che facciano veramente un gran percorso. Oggi Gianmarco Gandolfi è 80 al mondo junior, quindi è bello averli qui e mi auguro il meglio per loro. Quest'anno la parola d'oro, la parola calda è sinergia, sinergia tra privato e pubblico. Il pubblico ci ha aiutato tantissimo a livello soprattutto di sostegno organizzativo, parlo della regione e parlo del comune, e poi c'è stata una grande coniugazione tra il tennis e la cultura. Infatti sono presenti qui anche due università telematiche proprio per cercare di dialogare con tutti gli sportivi, con i nomi importanti che hanno fatto visita a questo circolo, che stanno partecipando al torneo, proprio per dare anche continuità al sapere, alla conoscenza e per rendere lo sport coniugato appunto alla conoscenza e alla cultura. Questo anche per ribadire che tutto questo è nella vision di Lazzaroni, cioè quello di un welfare sociale attraverso lo sport, lo fa da tanti anni e il suo slogan è che non produce solo biscotti, ma produce cultura attraverso questi incontri che sono di carattere sicuramente umano, sociale e ovviamente sportivo.